Quando si tratta di pizza, sapete che sono affezionata al mio fornetto G3 Ferrari. Ma ora che un forno nuovo e fiammante, non potevo non provare una pizza in teglia, ovviamente con una ricetta del maestro Bonci. Vediamo insieme come prepararla col nostro lievito madre. Ciao a tutti, io sono Cos e faccio cose, e insieme a Rosetta, il mio lievito madre, preparo tante ricette che fanno bene al cuore e alla pancia. Vi lascio al video e vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Per cominciare questa ricetta prepariamo un prefermento con 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato, 75 g di farina zero e 75 g di acqua. In un barattolo spezzettiamo il lievito madre, aggiungiamo l'acqua e sciogliamo bene. Aggiungiamo la farina e mescoliamo. Con un elastico segniamo il livello del prefermento e copriamo con un pezzo di garza. Attendiamo il raddoppio del volume, per il quale ci vorranno come al solito circa 4 ore. Trascorsa un'ora da quando abbiamo preparato il prefermento, prepariamo l'autolisi delle farine. Ci servono 400 g di farina di semola e 600 g di farina zero, più 650 g di acqua a temperatura ambiente. Setacciamo le farine e uniamole in una ciotola. Mescoliamo con un cucchiaio per amalgamarle bene. Versiamo l'acqua e combiniamo il tutto. L'impasto deve rimanere grossolano, ma dobbiamo fare in modo che tutta la farina venga inglobata. Copriamo e attendiamo 3 ore fino al raddoppio del prefermento. Dopo 3 ore siamo pronti a completare l'impasto. Ecco gli ingredienti: l'intero impasto autolitico, il prefermento raddoppiato in volume, 30 g di sale, 20 g di zucchero e 30 g di olio extravergine d'oliva. Versiamo sull'autolisi l'intero prefermento e aggiungiamo lo zucchero e il sale. Ripieghiamo verso il centro i lembi dell'impasto, girando la ciotola per aiutarci. Facciamo all'incirca un paio di giri. Ribaltiamo sul piano e continuiamo ad impastare fino a quando tutti gli ingredienti non saranno assorbiti. Quando l'impasto risulta compatto, schiacciamolo leggermente e aggiungiamo l'olio d'oliva. Ci vorranno all'incirca 5-6 minuti perché l'olio venga completamente assorbito dall'impasto. Pirliamo con la spatola e copriamo per 15 minuti. Siamo pronti per la prima piega stretch and fold. Per questo impasto, avendo fatto l'autolisi, non serve fare un riposo molto lungo tra un giro di piega e l'altro. Infatti l'impasto è molto elastico e diventa subito liscio e omogeneo. Dopo averlo pirlato, copriamo ancora e facciamo riposare altri 15 minuti. Passati i quali, facciamo il secondo giro di pieghe. Ungiamo una ciotola con olio e spostiamo il panetto a raddoppiare in un luogo caldo per 4-5 ore. Il forno spento con la luce accesa è l'ideale. Al raddoppio lo spostiamo sulla spianatoia per formare i panetti. Per calcolare quanto impasto mettere in ciascuna teglia,
Il trucco di Bonci per evitare pizze troppo alte o troppo sottili è quello di fare un semplice calcolo usando le dimensioni della teglia e moltiplicandole per 0,6. Nel mio caso le teglie che userò per il forno sono grandi 46x36, per cui mi basterà fare 46x36x0,6. In questo modo otterrò il peso dell'impasto da mettere in ciascuna teglia. Il risultato è circa 1 kg. Dato che questo impasto ha un peso complessivo di poco più di 2 kg, mi basterà dividerlo in due per avere due teglie di pizza alte al punto giusto. Per formare i panetti, ripieghiamo le estremità verso il centro e arrotoliamo l'impasto su se stesso. Poi pirliamo fino a compattarlo. Spolveriamo una teglia con farina di semola e disponiamo i panetti leggermente distanziati. Infariniamo bene, copriamo e mettiamo in frigo a maturare per 24 ore. Trascorso un giorno in frigorifero, tiriamo fuori la teglia per un'oretta e poi procediamo alla stesura delle pizze in teglia. Cospargiamo con abbondante semola il piano di lavoro e spostiamo i panetti uno alla volta. Infariniamo e con i polpastrelli piano piano allarghiamo l'impasto. Andiamo avanti fino a che non avremo raggiunto all'incirca le dimensioni della teglia. Appena è pronta, come Bonci insegna, spostiamo la pizza sull'avambraccio per aiutarci a trasferirla nella teglia. Allarghiamo i bordi fino a coprirla completamente. Copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare una ventina di minuti. Nel frattempo prepariamo i condimenti. Per condire questa pizza in teglia scegliete i gusti e gli ingredienti che preferite. Io per questa pizza ho tagliato a striscioline la mozzarella di bufala, che ho messo a sgocciolare. Ho condito il pomodoro con olio, sale e basilico. Poi ho preso delle patate, le ho affettate sottilmente, e il rosmarino. Cipolla ammollata in acqua fredda e sale. Salsiccia e 'nduja. Accendo il forno in modalità statica a 230 gradi e lo faccio scaldare molto bene. Condisco prima le pizze con la base di pomodoro una e di patate e cipolle l'altra. Per non dover aspettare troppo tra le due pizze, inforno la prima pizza nel ripiano più in basso per 10 minuti, passati i quali aggiungo il resto dei condimenti e la mozzarella. La sposto nel ripiano più in alto e metto la seconda nel ripiano in basso. Dopo 10 minuti sforno la teglia in alto che è pronta e condisco la teglia in basso col resto dei condimenti e la mozzarella. La sposto in alto e tra 10 minuti sarà pronta anche la seconda. Valutate la cottura in base al vostro forno e in caso lasciate qualche minuto in più in base al livello di croccantezza che desiderate. Sforniamo e tagliamo in pezzi. Non ci resta che assaggiare. E adesso, sentite come scrocchia! Troppo buona, dovete assolutamente provarla! Se lo fate, condividete con me le vostre creazioni su Instagram. Anche lì mi trovate come Cos Fa Cose. Prima di andare, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Lasciate un commento se avete delle domande e un like se questo video vi è piaciuto. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!